Bentornati con The Legend of Zelda Skyward Sword. Io sono DFDL. Oggi abbiamo. Allora, l'altra volta abbiamo finito. Devo piantarla di dire oggi quando poi dico l'altra volta. Comunque, vabbè. L'altra volta abbiamo finito il primo dungeon del gioco. E oggi ci accingiamo a cacciare l'uccello azzurro. Togliendo magari dai cojones gli altri uccelli di altri colori. No, sbagliato. Sono volati via. Ok, riprendiamo. Dai, ritornate giù. Su. Dai. Dai, mamma mia, tornate giù. Ok. Ok. Allora, scusate, concentrazione. Perché gli uccelli blu, l'ho già detto, gli uccelli blu danno qualcos'altro. Preso! Ok, ho ottenuto una piuma azzurra. Appartiene a un uccellino azzurro estremamente raro. Le cui piume sono inestimabili. Un altro pezzo della collezione è una piuma azzurra. Per alcuni oggetti, anziché la piuma bianca classica, serve la piuma azzurra. Adesso, se trovassi un totem, potrei tornare in cielo. Perché abbiamo un paio di cose, side quest e... Scusate un attimo che mi sono dimenticato una cosa. Ok, ci sono. Allora, ho scoperto ho fatto un po' di grinding di... E ho scoperto un modo alternativo per ammazzare le quadribaba velocemente. Più avanti c'è un modo ancora più facile, ma che spreca risorse. Comunque adesso cerchiamo un totem. Da qualche parte c'è, da queste parti mi ricordo che c'è, eccolo qua. Allora, torniamo in cielo. Torna in cielo. Yes. Torna in cielo. Scusate, avevo il filo del nunchuck che è tutto... Era tutto... A spirale. Sì, avete capito tantissimo da come l'ho detto. Ok, in cielo. Prima cosa. Andiamo a vedere se il tizio alla taverna delle zucche ha qualcosa. Ok, ci siamo alla taverna. Vediamo. La prossima cosa dovrebbe essere nel cortile, se non mi sbaglio. Questi scrigni. È vero, un'altra cosa. Questi scrigni, vedete, sono gli scrigni. Ok, sto puntando al centro. Sono gli scrigni attivati dagli esaedri della dea. Praticamente. Sono gli scrigni attivati dagli esaedri della dea. E dovrebbero essercene due. Uno è qua. Apriamolo. Qua. Un altro pezzo. Un'altra parte della borsa dell'avventuriero. Sì, la borsa dell'avventuriero può essere espansa. Adesso ho sbagliato tasto. Vediamo la mappa. E l'altro sarà di qua. Ma la vado a prendere dopo. Allora. Se non mi sbaglio... No, totem. No, totem. Se non mi sbaglio, le altre cose da fare sono qua nel cortile. Non capisco. Veramente, non capisco. O forse per adesso no, perché dobbiamo fare un'altra cosa, è vero. Allora... Taglio, ci vediamo in quella zona dove c'era lo scrigno, se lo vedo. Eccolo là. Eccolo qua. Wow. Apriamolo, vediamo cosa contiene. Dovremmo averne tre scrigni, in teoria, in giro. Un frammento di cuore, wow. Wow, segniamolo. Ok, in uno scrigno. Non vi dico quanti ce ne sono negli scrigni, per non fare spoiler. Comunque, vediamo. Ce ne dovrebbe... un altro alla taverna?
Ce n'è un'altra alla taverna. Vabbè, torniamoci allora. Oh, sti vortici. Questo vortice, se vi becca, vi fa cadere dal solcanubi. Ed è parecchio fastidioso. In effetti. Allora, non so dov'è, quindi atterro sopra la taverna e dove. Ah, eccolo lì. Difatti. Mi ricordavo bene che era quello sopra la taverna. Oh, non cadere. Ok, qua. Apriamolo e vediamo cosa contiene. Una rupia oro. Una rupia d'oro. Wow, vale 300 rupie. Questo mi fa ricordare che devo salvare prima di fare quello che devo fare. Prima di andare a prendere gli scrigni. Ciao, andiamo oltre nuvola, andiamo a mettere nel santuario la stele, come ci hanno detto. E ci rivediamo là, comunque, al santuario. Ok, sono al santuario. Scusate un attimo, che mi devo mettere... No, vabbè, fa niente. Sono al santuario, allora. Entriamoci e mettiamo a posto la stele, come ci hanno detto. Ce l'ha detto Fai di farlo. E Fai obbedisce ai nostri ordini, quindi noi non serve. Non serve, non serviva usare la spada. Wow. Scusate un attimo. Ok, sono a posto. Wow. Vediamo cosa fa stavolta la stele. Wow. Link, mio signore, conferma la comparsa di una seconda colonna di luce a nord-est. Suggerisco di effettuare i preparativi e dirigersi là per una discesa sulla terra. Va bene. Effettuiamo i preparativi. Preparativi significa comprare un paio di cose anche. Vediamo. Allora. Perché ne ho presi 4 di frammenti e ne ho segnati solo 3? Adesso che vedo. Scusate un attimo. Nel primo dungeon. Eccolo. Boh. Andiamo a fare quello che ci hanno detto, a prepararci. Ehi. Kika, Kika! Ma dove si sarà cacciata? Oh, Kika, dove sei finita? Che farei se qualcuno ti avesse portata via? Ehi, Link! Giusto in tempo, hai trovato la mia chicca. Chicca? È la mia bambina. È piccola, ha solo 5 anni. Ti prego, Link, aiutami anche tu a cercarla. L'ho persa di vista da un po'. Ho provato a chiedere e mi hanno detto di averla vista insieme a una persona dalla faccia poco raccomandabile. Un rapitore? Altri mi hanno detto che è stata aggredita da un mostro. Come faccio? Di sicuro l'avranno rapita. Chicca è così graziosa, sicuramente qualcuno l'ha portata via. Per favore, salva la mia chicca, sono sicura che sta piangendo. Per favore, Link. Certo. Grazie, è così che si comporta un vero allievo della scuola d'armi, la Shibusen. Conto su di te. Va bene. Dobbiamo trovare Chicca, e questa è una side quest. Tanto per dire. Allora, vi ricordate che ci hanno detto che questo scudo è debole contro il fuoco, può bruciare? La prossima discesa sulla terra, vi spoilerò già, che è piena zeppa di fuoco, quindi questo scudo non va per niente bene. Dobbiamo prenderne un altro, semplicemente. Ciao tizio. Oh signore, lei è proprio fortunato perché oggi posso offrirle ben 2 nuovi prodotti. Sono appena arrivati lo scudo di ferro e il sacco semipiccolo. La prego, osservi pure. Va bene. Non voglio il sacco semi. Ah, quello è uno scudo di ferro. Offre maggiore protezione rispetto alla sua versione in legno.
Inoltre, refrattario e invulnerabile al fuoco, il suo punto debole è d'altra parte l'elettricità. Se aspetti di prendere delle pelle scosse... Il prezzo è di 100 rupie. Ok. Ne ha 400. Ha ottenuto lo scudo di ferro. Questo scudo non brucia e non si rompe. Ah, il cliente ha sempre ragione. Spariamo frasi fatte a caso? Signore, se nutre dubbi sulla durevolezza del suo scudo, posso suggerirle di far visita all'officina? Da Condoroi? Si chiama Condoroi. Condoroi. Se lei possiede tesori o altro, il proprietario sarà lieto di potenziarle lo scudo o altri strumenti. Va bene. Oh, 14 minuti. Arrivo a 25 perché comunque ci sono un po' di tagli. Ehi, questa è l'officina, posso potenziare i tuoi strumenti? Il tuo scudo non ha un bel aspetto, ci sono io qui a ripararlo. Allora procedo. Ripara, no, potenzia. Vediamo cosa serve. Benissimo, ma al momento posso... sì, lo so. La fionda può potenziare il retino. Vediamo cosa serve. Cose che non possiamo ancora prendere. Una cosa che non possiamo ancora prendere. Qua serve una cosa che non possiamo ancora prendere. Qua una cosa che non possiamo ancora prendere. E vai. Lo scudo di ferro per adesso ce lo teniamo qui. Pazienza, torna quando vuoi. Allora andiamo al deposito. Perché... Ciao, questo è il deposito. Oh, sei di nuovo tu. Vieni qui spesso. Sai, in questi giorni sei il mio miglior cliente. Aspetta un attimo. Ma tu, cioè, non vieni qui solo per vedere me, vero? Sì. Davvero? Ehi, ma stai scherzando? Guarda che io non ci casco tanto facilmente. Però, se sei sincero, sappi che non mi dispiacerebbe. Quasi dimenticavo, io sono qui per lavorare. Hai qualcosa da depositare o da riprendere? Sì. Prego. Il dirgli sì serve per una side quest. Quindi ditegli anche voi sì. Non l'ho detto per scherzare. L'ho detto, cioè, ho detto sì per una side quest. Boom, abbiamo depositato lo scudo di legno. Vi dico, non vendetelo. Non vendetelo. Vendere lo scudo è la cosa più stupida che potreste fare. Vendere lo scudo di legno. Vedrete poi il perché. Qua te hai nuove pozioni, ma anche... Comunque, andiamo a trovare Chicca. Andiamo a cercare Chicca. Allora. Anzi, no, prima. Scarabeo. Fammi andare da Terry. Allora, afferra. Ok. Quelle scale fuori dalla bottega di Terry sembrano messe lì random, ma vedrete poi che non lo sono messe random. Allora, qua abbiamo un nuovo portarupie. Questi due medaglioni, voglio prendere quello. Vediamo se posso. Questo è un amuletto della vita. Se lo porti con te otterrai un effetto magico. Il potere dell'amuletto della vita. Beh, in effetti non lo so. Dovresti scoprirlo da solo. Sono sicuro che ha 800 rupie. Oh, dai un'occhiata anche all'altra mercanzia. Allora, questo è un portarupie extra. È molto utile. Con questo articolo puoi portare 300 rupie in più, oltre a quelle del tuo normale portarupie. Così non dovrai sprecare i soldi che trovi quando hai il portarupie pieno. Ma di sicuro sai già quanto potrebbe esserti utile. È per sole 100 rupie. Lo compro, se costa solo 100 rupie. Ho ottenuto il portarupie extra. Adesso posso portare 600 rupie in più. Posso portare 900 rupie. Oh, grazie mille. Mi hai dato la carica per continuare a pedalare. E la borsa, vediamo cosa dice. Cosa... Con questa potrei portare un oggetto in più nella tua borsa dell'avventuriero. Secondo me è una delle cose più utili che si possa avere quando si parte all'avventura. Costa 300 rupie. Le avevo 300 rupie, ma le ho sprecate. No, non le ho sprecate, le ho usate per comprare roba. Allora, adesso, per trovare Chicca. Oh, tu hai 3 puntini in testa. Ehi, Link,
No, dovrei dargli più una voce da Konohamaru. Ehi, hey Link! Sei andato alla bottega di Terry, cosa veramente? Potevi dirmelo! Kika? Sì, mi pare di averla vista giocare ieri dalle parti del cimitero. Poi la mamma mi ha chiamato e io sono tornato a casa. Non era esattamente la voce di Konohamaru, quindi volevo dare, ma fa niente. Le è successo qualcosa? Era più... Le è successo qualcosa? Una cosa del genere. Vabbè. Gli volevo dare una voce. Dov'è che aveva detto? Già, non sono stato attento. Ehi, Link! Dalle parti del cimitero. Andiamo al cimitero. Scuola d'armi, Shibusen, quartiere residenziale. Allora, dalle parti del cimitero. Il cimitero io non mi ricordo sinceramente dov'è. Ah, sì, è qua. Kika, dove sei? Tu? Hai sentito? La bambina che giocava al cimitero è scomparsa. Possibile che in una città così piccola sia diventata così pericolosa? Certo che è possibile. Possibile che sia stata rapita da un mostro. Un mostro mi sembra un'esagerazione. Bah. Qui vicino comunque vive un vecchietto che sa tutto sui mostri. Però siccome è sempre ubriaco, nessuno lo prende sul serio. Dove vive esattamente? Ma forse sarà alla taverna delle zucche a est di qui, ci va sempre. Ovviamente devi usare il Sokanubi per arrivarci. Va bene, andiamo alla taverna allora. Ci vediamo là. Ok, eccomi. Andiamo dentro, va. Dall'ingresso sul retro. Chi è che hai 3 punti in testa? Tu. Il sosia di... com'è che si chiamava? Moi. Credo. Sì. Il mostro di oltre nuvola, mi credi vero? Ma è più di un mostro, è un demone. Nessuno che l'abbia incontrato è sopravvissuto. Che? Cosa dici? Non l'hai visto? No. Beh, io l'ho visto. Sono qui a raccontarlo solo perché sono riuscito a fuggire per il rotto della cuffia. Nessun altro ce l'avrebbe fatta. Comunque, io l'ho visto e non c'è nessuno che me lo toglie dalla testa. È successo mentre camminavo vicino all'albero del cimitero di notte. Ho visto che il mostro ha colpito la lapide vicino all'albero e la lapide si è illuminata. Ha spinto quella lapide e la porta del capanno si è aperta. Poi il demone è entrato nel capanno e ha chiuso piano la porta dietro di sé. È stato terribile, te l'assicuro. Non andare mai al cimitero di notte. Ok, non ci andrò. Ma sì che ci devo andare, perché devo cercare Kika. Non saprei se fermarmi. Ma sì, va. Mi fermo. Perché poi c'è una cazzina abbastanza lunga quando si trova Kika. Mi ricordo che è una cazzina abbastanza lunga, quindi... Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, seguite le let's play, noi ci vediamo la prossima volta con The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!